Signor Spatuzza, allora riprendendo il discorso, io ho compreso il senso delle sue parole. Era terminato, diciamo, quell'opera era terminata, non è stata interrotta. Le chiedo, l'attentato allo Stadio Olimpico doveva essere effettuato una domenica? In sì. Coincidenza con una partita di calcio, giusto? No, no, l'obiettivo è stato poi scelto su Roma, e di cui poi prevassa che lo stadio, diciamo, effettivamente metteva in considerazione tutti quei fattori che per noi era importantissimo. I fattori sarebbero i carabinieri e il danno grosso, giusto? L'obiettivo sono i carabinieri. Sì. Sicuramente lì non erano più solo carabinieri, però l'obiettivo sono carabinieri. Ora, lei ha raccontato che effettivamente vi adoperaste nel tentativo, non riuscito. Sì, sì, esatto. Praticamente un problema tecnico, come ho detto sì. Anche ieri, anche qui abbiamo fallito. Esatto, uno dei fallimenti di Benigno. Il terzo fallimento di Benigno, esatto. Anzi, giusto, il terzo fallimento, il secondo, perché poi successivamente c'è il terzo fallimento sì. Di Benigno, quello ai danni di contorno. Quello di contorno. Ecco, ma le chiedo, come mai, se c'è una ragione o se lei la conosce, non si riprovò a compiere un attentato in una successiva domenica? No, questo innanzitutto, per quello che è stato detto, gli avevamo chiuso tutto, questo era per il colpo di grazia, se così possiamo dire. Però noi aspettavamo ulteriore conferme da Giuseppe Graviano, quindi a un momento che abbiamo fallito si stacca tutto per aspettare altre direttive. Quindi voi staccate tutto, sì, rimanete in attesa? In attesa di incontrare Giuseppe per vedersi da farsi, però il fallito attentato avviene il 23, il 27 tra l'altro, per quello che io sapevo, non erano a Palermo quando sono sceso io giù. Quindi aspettavamo una convocazione di Giuseppe Graviano per capirsi il da farsi, però poi grazie a Dio uscì fuori la notizia che erano state incarcerate. Ma l'arresto dei fratelli Graviano non creava un ostacolo all'eventuale prosecuzione di questo intento? Ma non credo, perché noi, diciamo, il braccio armato eravamo noi, le menti erano sempre quelle, perché mi riferisco a Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca, diciamo che noi non avevamo bisogno di ulteriore ausilio di altre persone, perché il braccio armato, diciamo, per quello che ha dato dimostrazione disgraziatamente sul campo, era ben efficiente. I contatti con Matteo Messina Denaro rispetto al vostro gruppo continuarono senza difficoltà anche dopo l'arresto dei fratelli Graviano? Sì, tranquillamente, anche perché trascorreva la danza in parte anche a Brancaccio e Matteo Messina Denaro. Fino a quando le risulta, rispetto, diciamo, alla data della sua carcerazione, Matteo Messina Denaro utilizzò il territorio di Brancaccio almeno in parte per trascorrere la distanza? Io in quel vuoto, se così possiamo dire, dall'arresto dei fratelli Graviano alla degenza di Mangano, mi sono anche incontrato con Matteo Messina Denaro a Brancaccio, sul Rocella. Sì, lei poi viene arrestato nel 97, giusto? Sì, esatto. Ecco, io le chiedevo, fino al momento del suo arresto, rispetto a quando lei ha avuto notizie della latitanza di Matteo Messina Denaro, fino a quando Matteo Messina Denaro ha utilizzato anche soltanto in parte il territorio di Brancaccio per la sua latitanza? Diciamo che poi, perché con la venuta meno di Nino Mangano, diciamo che lui aveva stretto contatti con la famiglia di San Lorenzo, nello specifico con Nicola di Trapani. E diciamo che un po' iniziare a gestire lui, cioè la famiglia di San Lorenzo, parte della detenzione di Matteo Messina Denaro. Sì. Però io poi ho avuto modo di incontrarlo nel ottobre-novembre del 95, nella questione quando sono stato combinato. Per quel che è a sua conoscenza da parte di questi fatti, che sono di sua conoscenza, c'è stata sempre una assoluta sintonia fra I Graviano e Matteo Messina Denaro durante la fase stragista, o lei ha conoscenza di momenti di diversità di posizioni? No, io sempre, anche per l'affettuosità trasmessa da Giuseppe Graviano nei riguardi di Matteo Messina Denaro, per me Giuseppe Graviano, diciamo che era il papà, posso dire che Matteo Messina Denaro era mia zia. Chiarissimo. Un'altra cosa, lei ieri
proprio incidentalmente ha fatto riferimento al papà reale, naturale, diciamo così, oltre che legittimo, di Giuseppe Filippo Graviano. Ricorda il nome? Non ho capito. Lei ha fatto riferimento al papà di Graviano, come si chiamava? Il papà di Filippo Michele Graviano. Michele Graviano, lei lo ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto personalmente. Ecco, la prima cosa che le chiedo è questo: Michele Graviano faceva parte di Cosa Nostra? Io successivamente attendo che l'ha inserito in Cosa Nostra, perché ci sono vicende poi comunicate, raccontate da Fifetto Filippo Graviano, in cui se suo padre fosse vivo fosse qui anche con noi a 41 bis, una battuta che mi ha fatto lui. Però il papà era una persona che contava nel quartiere di Brancaccio. Le chiedo, ha mai avuto notizia di investimenti del papà, di denaro del papà dei fratelli Graviano al nord Italia? So che il papà Michele era una persona, era un campagnolo, se così possiamo dire, però era di lunghe vedute, nel senso di investimenti, diciamo, che dove c'era da guadagnare soldi lui si buttava ovunque. Però non ho una conoscenza diretta di investimenti da lui effettuati. L'unica cosa che so è questa del villaggio Euromare, qualche altra cosa lì a Brancaccio, però altre cose non so. A proposito dei discorsi che le vennero fatti da Giuseppe Graviano, in particolar modo a quello del Bar Donei, lei ha mai avuto elementi per comprendere che in quei rapporti esterni a Cosa Nostra ci potessero essere elementi che risalivano nel tempo al padre dei fratelli Graviano? Ma questo non lo so dire, perché non lo so dire, perché però conoscendo il papà, che era una persona validissima, è una persona non, però sono delle considerazioni mie, che praticamente loro hanno soccorso. No, considerazioni. No. Se lei ha elementi di fatto. Se ci sono elementi di fatto. No. Va bene. Andiamo al discorso della Fiat 126, poi utilizzata per la strage di via D'Amelio. Volevo chiederle questo. Lei ha riferito della indicazione datale da Cannella. Le è stato spiegato se c'era una ragione specifica per cui dovesse servire necessariamente una Fiat 126 e non un altro modello di auto? Ma noi in quel momento abbiamo nell'autoparco, se così possiamo dire, della mafia, di Cosa Nostra, abbiamo due regate, sì. Mi sembra in quel periodo anche una Fiat 1. Quindi. Sì, questo lei l'aveva spiegato. E lei dice, Cannella insistette, 126. Sì, esatto, anche perché tra l'altro una Fiat 1 la potevamo rubare benissimo, ma una 126... Però se io ragiono nell'ottica... Cioè, una 126 è più innocua, presta meno attenzione di una Station Wagon, oppure un Fiorino, oppure... Diciamo che possiamo dire un termine più balocca, la parola esatta è innocuo, cioè non può prestare un'attenzione dovuta per un mezzo più voluminoso. Sì, ora posso anche comprendere rispetto a una Station Wagon di particolari dimensioni, ma può spiegare alla Corte perché la 126 doveva essere più innocua rispetto, che ne so, a una Fiat 1? Ma queste sono delle considerazioni che vengono fatte. Scusi, Presidente, avvocato Scorsi, sempre che si riferisce a fatti. Sì, riferito a fatti di cui lei ha avuto conoscenza, chiaramente ad un apprezzamento, ecco, suo. Se ci sono altri che le hanno spiegato le ragioni di una preferenza per un'autovettura invece che un'altra, ecco. No, mi è stata ordinata di rubare una 126, io non ho detto perché invece di una 126 possiamo rubare una Fiat 1 o quant'altro. Quindi l'ordine era questo, io ho rubato una, però non so per quale esigenze e per quale indicazione o ordine è stata stabilita una 126. Neanche successivamente ha avuto modo di comprendere perché servisse necessariamente una Fiat 126? Presidente, sembra al solito, comprendere no, se si ha saputo fatto. È chiaro, sempre se si tratta di circostanze di cui è venuto a conoscenza successivamente, d'accordo? No, questo no. Lei ha partecipato all'attentato di Firenze del 93. Sì. La strage di via dei Giorgofili, lì non fu utilizzata una Fiat 126 come autobomba, giusto?
Sì, però vi devo dire una cosa. Strategicamente, quando si fa una cosa del genere, siccome via D'Amelio era un posto più sensibile, là era un posto più aperto, non era all'attenzione delle forze dell'ordine, ma via D'Amelio, per i connotati e per la questione di sorveglianza, diciamo era con naturalezza di mettere lì una macchina che potesse dare meno nell'occhio. Invece lì è una cosa più spontanea, più libera. Va bene. Ha fatto riferimento alle armi che nel 91 erano state portate a Roma e che poi anche lei si occupò nel 93 di recuperare. Ha spiegato che queste armi dovevano essere utilizzate per attentati alla vita del dottore Falcone, del giornalista Costanzo e dell'allora ministro Martelli. Le voglio chiedere questo. Ha avuto conoscenza di quale sia stata la ragione per cui poi non si effettuò l'attentato ai danni del dottor Falcone a Roma, mentre invece, come sappiamo tutti, venne scelto l'attentato a Capaci? No, non ho nessuna indicazione in merito. So per costato, no, costatato sul campo che si è cambiata strategia, però non ho notizie in merito per poter dare indicazioni. Va bene. Un'altra cosa su quelle, diciamo, lettere, quelle cinque comunicazioni da inviare dopo le stragi a Milano e a Roma. Lei ha detto una o due sicuramente a organi di informazione. Sì, sì, l'ho riferito ieri, però non ho altri elementi per poter, se erano intestate a istituzioni o quant'altro. Lei ha mai saputo se la strage di Via D'Amelio, della quale lei si era in qualche modo personalmente occupata, era stata oggetto di rivendicazioni? No, che io sappia no. All'interno di Cosa Nostra ha mai sentito parlare di una denominazione Falange Armata? Qualche cosa sporadica, ma all'interno di Cosa Nostra mai, non ne sapevo niente. Di Cosa Nostra non abbiamo parlato mai di Falange Armata. Le chiedo scusa, quando dice qualche cosa sporadica vuol dire che nel letto sugli organi sì, di informazione? Qualche cosa così, no, nel caso a noi, non, almeno a me, non interessa. Ma così perché fattori che a me non avevano annesso a tutta la mia storia, io nemmeno le tenevo in considerazione. Quindi rispetto a quella che è la sua conoscenza delle cose di Cosa Nostra, non ne aveva mai sentito parlare? No, anche perché non possiamo fare una rivendicazione quando noi ci preoccupiamo per usare l'esplosivo di peso per il contorno, perché altrimenti ci avremmo messo noi la firma in tutta la serie degli attentati. Questo presupporrebbe che Falange Armata fosse direttamente riconducibile a Cosa Nostra? Non lo so, io non ho notizie in merito, non lo so. Poi può darsi che sia anche Cosa Nostra, ma io non posso dire niente in merito. Sul colloquio investigativo che lei ebbe con il procuratore Vigna ad agosto del 97, lei ha spiegato cosa cercò di far comprendere a proposito del grossissimo errore. Voglio chiederle una precisazione, perché ieri lei ha utilizzato una espressione. Lei, così ho capito, nel caso mi corregga, ha detto che incontrato Vigna, lei riferì a Vigna, comunichi che c'è stato un gravissimo errore. Ho capito bene? No, questo è il discorso io. L'istituzione Vigna gli disse che su Via D'Amelio state commettendo un grandissimo errore. E quindi mi spieghi anche per se ci sono persone da proteggere. Gli ho spiegato la materia che queste persone. Dice, ma questi si accusano. Sì, ma sicuramente con molta probabilità questi hanno rubato questa 126, ma altri ragazzi l'hanno riarrubato. Sì, quindi sì. È una comunicazione che è importante a meno che spero che questa sia stata riferita alle autorità ecco, al suo tempo competente. Ma io proprio questa era la precisazione che le chiedevo. Lei ieri proprio ha utilizzato questo termine, comunichi. Mica posso dire io comunichi, io sto comunicando sicuramente perché là c'è un'istituzione, poi deve essere lui a comunicare, però comunichi, faccia sapere che lei qua state commettendo un errore. Io vorrei comprendere proprio questo, se comunque nelle sue parole riferite al procuratore Vigna c'era il senso faccia sapere a chi di competenza, era questo il senso? No, di competenza, Vigna per me, dottor Vigna era l'istituzione, il procuratore dell'Antimafia, quindi
materia penso che lui sia la persona. Poi se lui ha trasmesso o non ha trasmesso all'autorità competente non era mio dare indicazione, faccia sapere, anche perché io ho chiesto se sta occupando Caltanissetta, Palermo, Firenze, quel periodo non so nulla, quale autorità sta procedendo, però che stanno facendo delle cose sbagliate, io era sotto gli occhi miei e volevo dare un segnale per cercare di correggerle nel tempo, però le cose sappiamo come sono andate, purtroppo. Signor Spaduzza, lei in epoca successiva a questo colloquio ha avuto almeno alcune occasioni di conversazione con Filippo Graviano in carcere? Sì, sì. Ecco, vorrei chiederle... No, mi scusi, prego. Questo avviene nel 97, sì, sì. In epoca successiva stiamo parlando del 94. Nel 2004. Esatto, quindi in epoca successiva rispetto a questo vecchio colloquio investigativo di agosto 97, giusto? No, io comunico a Filippo Graviano che ho avuto il colloquio investigativo nel novembre del 2004. Sì. Mica comunico a Filippo Graviano del colloquio avvenuto nel 97. Io questo volevo sapere, del colloquio avuto nell'agosto del 97, lei ebbe a parlare con Filippo Graviano o altri esponenti di Cosa Nostra in carcere? Sì, perché sa, ero così sincero nel senso che non... Che dicevo che la legge consente i colloqui investigativi, sì. Se sono una cosa normalissima. Quando la persona fa il colloquio investigativo a me, nella fattispecie mia, io comunicavo, sai, sono venuto a cercarmi, sai, quindi, ma non a tutte, a persone di cui ritenevo opportuna. Ad esempio, quella volta l'ho comunicato io a Cosa, lì c'era anche a Palma... Nino Marchese, di cui mi dà un consiglio che la prossima volta di prendere il tavolo e buttarglielo addosso. Ora, quello che vorrei sapere io è questo. Lei a Filippo Graviano o ad altre persone detenute insieme a lei riferì che aveva fatto quella segnalazione, seppure generica, circa l'errore commesso nelle indagini? Avvocato, il momento in cui dicevo quella, mi scippavano la testa subito in carcere. Questo lo comprendo, ma ho necessità di farlo riferire, perché sennò rimane un non detto. No, non esiste, però, sai, mi sono venuto a cercare, punto e basta, sai, mi suggeriscono pure di passare, di collaborare, di mettermi a posto con la coscienza, discorsi, ma non entrare nei dettagli. Filippo Graviano le manifestò preoccupazioni a queste sue confidenze? Dei colloqui investigativi? Sì. No, se uno lo dice è onesto, perché uno che non ha niente da nascondere, io non che non avevo volontà di collaborare, non potevo collaborare per una serie di problemi, di motivi, però lo dicevo, sai Felipe, sono venuto, però tu lo sai, non ci interessano queste cose, però non posso dire i contenuti del colloquio, non l'ho mai riferito a nessuno, tranne quello che avviene nel 2004, di cui io sto spingendo a Filippo per capire che cosa dobbiamo fare, dobbiamo chiedere la dissociazione, questo è del... Ed è l'occasione in cui Filippo Graviano le disse quella frase, se non arriva niente... Sì, è bene che facciamo sapere a Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare, esatto. Così è bene che anche noi iniziamo. Ecco, io le vorrei chiedere, lei sa se poi Giuseppe Graviano ricevette, seppure per tramite diverso da lei evidentemente, questa volontà o questa sollecitazione di Filippo Graviano? No, perché questo colloquio avviene novembre del 2004, io a gennaio del 2005 sono stato trasferito, però prima di trasferirmi, gli disse, parlando un po' con Filippo, gli disse, sai che noi siamo in carcere come dei pacchi postali, puoi darsi che io posso essere trasferito pure tu, come ci coordiniamo su questa cosa? E mi disse che se si muoveva qualche cosa in senso mi mandava una cartolina con dei saluti e successivamente sarebbe venuto qualcuno a darmi a mettermi al corrente di quello che dovevo fare. Però quindi, non ho avuto più nessuna comunicazione. Il messaggio, seppure criptato, cioè la cartolina da Filippo Graviano, doveva essere il benestare per avviare quel discorso dell'apertura nei confronti dei magistrati, delle dichiarazioni? No, la cartolina era che lui mi dava l'autorizzazione, ma io non sapevo chi dovesse venire. Sì. Quindi mi autorizzava eventualmente a parlare con chi doveva venire.
Ma quando dice con chi doveva venire, che persona o persone intende? No, no, lui mi dice che se si muove qualcosa di positivo io devo farlo sapere tramite una cartolina con ogni salute. E poi di lì a poco sicuramente verrà qualcuno a spiegarti quello che si deve fare. La cosa che vorrei comprendere io è questa. Questo qualcuno che in evenienza futura le avrebbe dovuto spiegare il da farsi, era un uomo di Cosa Nostra? Non so se, ma un uomo di Cosa Nostra mica ha la facoltà di spostarsi da carcere a carcere, era un messaggio che poteva arrivare, però io non so se è sottinteso che la fonte, cioè il tramite da un esponente di Cosa Nostra oppure qualche avvocato oppure dell'altro. Signor Spaduzza, non si sorprenda dell'apparente banalità delle domande, io a certe conclusioni posso anche arrivare, ma le deve dire lei naturalmente le cose. Ricorderà che ieri, a proposito della cattura a Milano dei fratelli Graviano, lei ha parlato di progetti per punire qualcuno, possibilmente in qualche modo responsabile della cattura dei fratelli Graviano. E sì. Ha fatto alcuni nomi, cioè Spataro Salvatore, Fifetto Cannella e D'Agostino. Sì, esatto. I Graviano erano in carcere, quindi lei questi discorsi naturalmente non li ha fatti con i fratelli Graviano. Lei sa da chi partiva questa idea di eliminare i responsabili di quella cattura? Noi, come esponente di Cosa Nostra, volevamo capire innanzitutto l'arresto dei fratelli Graviano. E di lì abbiamo capito, abbiamo un po' indagato per capire cosa è. Cioè, perché si trattava che qualcuno se le è vendute, nel senso. Quindi per capire un po' chi ne era responsabile. Quindi volevo prima ammazzare Spataro e Fifetto Cannella, li ritenevamo noi responsabili dell'arresto. E fortunatamente non l'abbiamo fatto perché poi non è arrivato l'impulso da parte da Giuseppe Graviano. Però devo dire un particolare importante che quando ci siamo incontrati noi a Tolmezzo, cioè lui ha pienamente... A Tolmezzo vi siete incontrati, lei e chi? Giuseppe Graviano, cioè non si sa spiegare la natura del suo arresto. Io sono convinto che lui sa qualche cosa che qualcuno se l'è vendute. Però noi un po'... analizzando il campo che riguardava la sfera di Cosa Nostra, effettivamente non siamo raggiunti a una decisione per deliberare l'uccisione sia di Cannella e di Spataro e di D'Agostino. Sì. Lei dice, noi ci siamo adoperati a fare indagini per cercare di capire in che modo avete fatto questi vostri accertamenti? Cominciamo a capire, a fare un po' di indagini per chi l'aveva autorizzato, perché io non sapevo ad esempio che lo Spataro gestisse in parte la latitanza, che il D'Agostino era il tramite, quindi una situazione per noi alquanto anomala, quindi di lì abbiamo cercato di capire e poi siamo arrivati alla testa di tutto, che alla testa di tutto c'era la responsabilità di Cannella, perché se quelli hanno fallito il responsabile è Cannella, quindi Cannella doveva pagare il conto di tutta la storia. Nel senso che da quanto accertaste voi o comunque cercaste di capire, era stato Cannella a affidare a Spataro la responsabilità? Sì, lui a coinvolgere era, Spataro nella sì, lui era il garante, l'anello di congiunzione tra Graviano e questi due favoreggiatori. Sia Spataro sia D'Agostino. Esatto. Lei sa, rispetto alla data dell'arresto che è il 27 gennaio 94, da quanto tempo i fratelli Graviano frequentassero come minimo Milano durante la latitanza? Io non sapevo che loro erano a Milano, so che si spostavano spesso per fuori dalla Sicilia, però non sapevo le destinazioni dove che andavano. L'unica cosa che abbiamo avuto sul continente, così possiamo dire, è quell'incontro che abbiamo avuto noi al Bardone. Che si trova a Roma? Sì, sì, esatto. Questo vuol dire che lei, solo al momento in cui apprese della loro cattura, seppe che i fratelli Graviano erano a Milano? Sì, sapevo che si spostavano sul continente, che erano sempre fuori dalla Sicilia, però non sapevo in quale città si recassero. Sì, per intendere, una puntualizzazione, le chiedo uno sforzo di memoria, signor Spatuzza. Lei dice, sapevo che si muovevano in continente. Lei in realtà, forse anche ieri, comunque sicuramente in passato, ha riferito di una presenza in Versilia dei Graviano. Questo spostarsi in continente è generico oppure, cioè, nel senso, Milano
nelle notizie a sua conoscenza non era mai comparsa? Scusate, ma io non ho memoria che ieri abbia fatto riferimento alla Versilia, quindi se magari chiediamo la circostanza al collaboratore, se inseriamo la domanda. L'ha fatta in incidente probatorio? Comunque, come vuole ripetere la domanda? Sì. Questo generico riferimento al continente, quale spazio degli spostamenti dei fratelli Graviano, per quel che è il suo ricordo fino alla data del 27 gennaio 94, aveva in qualche modo mai coinvolto la città di Milano? Nelle sue conoscenze? No, io non sapevo in quale città loro trascorressero la latitanza, però io per esperienza personale dico che non c'è posto più sicuro per un latitante il suo quartiere. La storia ce lo insegna dei latitanti che sono stati catturati a 100 metri da casa. Non c'è posto più sicuro? Per un latitante. Nel suo quartiere, diceva. Per un latitante non c'è più posto più sicuro quello del. Del proprio quartiere? La storia ce lo insegna. Sì, questo senz'altro. Lei ha incontrato, lo ha già riferito, i fratelli Graviano nell'estate del 93 e li incontrò in Sicilia. Ha saputo degli spostamenti dei fratelli Graviano nell'estate del 93? No, non so che eravamo in una fase cruciale, eravamo sempre in movimento per tutta una serie di lavorazioni, anche perché non avevamo non abbandonato il governo, diciamo, delle famiglie, più c'era la giunta di queste stragi, quindi diciamo che eravamo, però non ho un ricordo ben preciso, perché quando cercavamo di contattare Giuseppe non c'è né a Palermo né in Sicilia. Sì, e in quel periodo questo capitava frequentemente, che Graviano Giuseppe non ci fosse? Sì, ma spessissimo. Ecco, ora le chiedo, lei nel maggio 93 andò in Toscana. Sì, ci siamo incontrati noi prima, ci è stato fatto un preliminare. Prima sì, del... sì. E il preliminare dove avvenne? A Santa Flavia. Quindi in Sicilia? Sì, esatto, in provincia di Bologna. No, io volevo chiedere questo. Lei è stato in Toscana nel maggio 93, dove poi purtroppo fu... fatta la strage il 27 maggio, lei sa se i fratelli Graviano nel 93 dimorarono in qualche occasione in Toscana? No, non lo so, però quando è stato fatto il preliminare avevano dei pranne che un po' descrivevano la Toscana, però non so se queste cose sono state acquistate a Palermo o in Sicilia. Però non ho conoscenze dirette di una sua permanenza o una sua capatina sul territorio toscano. Sì. Ha mai avuto notizia di una presenza dei fratelli Graviano nell'estate 93 in Sardegna? No, questo no. A proposito dei contatti milanesi, lei ha mai avuto notizia di una società che aveva l'appalto di pulizie presso la Fininvest? No, mai. Senta, lei, non ricordo se ieri, credo, però non vorrei sbagliare, lei ha mai conosciuto Pietro Scotto? L'ho conosciuto io nel carcere dell'Aquila nel 98. Ha mai conosciuto, sa se Pietro Scotto avesse fratelli? Successivamente nel 95, quando io divenne capofamiglia come capofamiglia reggente della famiglia Brancaccio, Nicola De Trapani mi parlava di un ragazzo, di un tale Scotto dell'Arenella, che era latitante, di cui aveva difficoltà economici e di cui Nicola De Trapani si incaricava per sostenere questo latitante. Questo... Non so se sia il fratello di Pietro Scotto, però un ricordo ben preciso di questo Scotto dell'Arenella. E le furono date altre indicazioni sul ruolo di questo Gaetano Scotto dentro Cosa Nostra? Chiedo scusa alla Corte per prima. No. Lapsus, ho fatto il nome di cui il garante non aveva fatto. Comunque, essendo il conto d'esame si può... No, però chiedo scusa, davvero, proprio forse freudiano, non lo so, ma Presidente, lapsus. Presidente, scusi, l'anno scorso in ogni caso c'è opposizione, perché il presupposto della domanda dovrebbe essere... se Gaetano Scotto, dato che ha fatto il nome, lo faccio pure io, sia partecipo o no in Cosa Nostra e se è a conoscenza delle... In effetti c'è un presupposto implicito della domanda, vuole chiarire questo punto? Prego.
E in sostanza, se lei, Gaetano Scotto, ha notizie su un eventuale inserimento in Cosa Nostra di questo soggetto? No, Gaetano Scotto, colui che io ho incontrato nel carcere dell'Aquila nel 98, no, nemmeno gli davo confidenza, io che non ho nessuna conoscenza in merito. So che abitava lì nei pressi dello Sperone, però non ne sono a conoscenza. Sì. Ora, la persona incontrata in carcere è persona diversa da quello del quale Nicola Di Trapani le dice è dell'Arenella e devo provvedere in qualche modo ai costi della sua latitanza? Sì, c'era un particolare di questo tale Scotto che era latitante nel 95, stiamo parlando, sì, sì. Di cui diciamo aveva difficoltà e lui retribuiva per il mantenimento di questo latitante. Scotto, però non so se sono fratelli. Sì, sì, questo è stato chiaro e io chiedo scusa se ho potuto indurre in confusione anche la corte. Di questo latitante del 95, Nicola Di Trapani le dice se è inserito in Cosa Nostra oppure no? Presento opposizione, domanda suggeritiva. Ed è in esame, non è in controesame, perché è parte civile. Ma non è mio pensiero. No, attenzione, sempre in controesame. Sempre in controesame. Sì, quindi, in ogni caso una cosa comunque, è la suggestività, una cosa è il suggerimento, Presidente. Però no, noi pensiamo che tutto sommato possa essere ammesso la domanda. No, non ho messo quest'altro Scotto, lei sa se fosse o meno inserito? No, non ho nessuna notizia in merito se è appartenente a Cosa Nostra, però per essere retribuito credo che per... L'unico particolare che conosce o meno? No, l'unico particolare che posso dare in merito è questo che lui c'era questo latitante dell'Arenella di cui la famiglia di San Lorenzo si preoccupava di mantenere la latitanza. Questo basta. Lei ieri ha fatto riferimento all'antica attività lavorativa di Cesare Lupo. Lei ha detto essere stato dipendente della Sielte. Sì, esatto. Ha conoscenza di altri mafiosi che siano stati dipendenti della Sielte? No. L'unico particolare è questo del Lupo Cesare. E ebbe notizia di come Lupo era stato assunto alla Sielte? No, come ho riferito ieri, non ero a conoscenza. Delle ultime precisazioni su specificamente sulla strage di Via D'Amelio. Le chiederei uno sforzo di memoria. Lei ieri è stato precisissimo nel raccontare tutti i passaggi uno per uno, dal momento in cui le viene chiesto il furto della Fiat 126 fino al giorno dopo la strage in cui la mattina dopo incontra Giuseppe Graviano. Le chiedo questo, rispetto al giorno della strage, che sappiamo essere stato il 19 luglio 1992, il primo momento, cioè Cannella che le ordina di rubare una Fiat 126, quanto tempo prima è? Presidente, c'è opposizione, abbiamo fatto domanda sui tempi e lo Spatuzza. Sulle fasi, non sul no, abbiamo tutto. Fatto domanda sui tempi anche, comunque sul io faccio l'opposizione e poi vediamo. In effetti ci sono state delle domande sui tempi. Abbiamo fatto domande sui tempi e lo Spatuzza. Se vuole sinteticamente dare un'indicazione, però ci sono state delle domande. Sì, sulle singole fasi ha anche spiegato. Sì, la comunque, se vuole dare un'indicazione su questo punto, sinteticamente, senza ripercorrere tutta la questione delle singole fasi, però io volevo il tempo complessivo. Un'indicazione sul tempo complessivo lo può fare. Innanzitutto devo dire che purtroppo non sono riuscito a collocare nel tempo il giorno quando io ho rubato la 126, sì. Davo un particolare della macchina di mio fratello, sì. Però in base all'ordine che mi è stato dato da Cannella, di lì ci attiviamo subito, passiamo di giorni, non settimane, quindi dall'ordine passano pochissimi giorni, l'arco di qualche settimana, non oltre, dall'ordine dato al furto effettuato. Sì. Questa però è solo una fase. Io le chiederei uno sforzo di memoria dall'ordine fino alla strage, all'esecuzione della strage. Presidente, io continuo a fare opposizione, le chiedo scusa, perché non è che si può proporre la stessa domanda in modo diverso. Comunque, io credo che abbia già ampiamente risposto su queste circostanze. Ha dato le sue indicazioni precedentemente, semmai ecco se possiamo interpretare la domanda in questo senso. Ricorda all'incirca che periodo era quando lei riceve quest'ordine? No, purtroppo non sono mai, cronologicamente non sono mai riuscito a collocarlo nel anche tempo, però nella successione rispetto, di fatti sì. Sì, dico, la successione lei già l'aveva riferita ieri. Rispetto ad altri punti di riferimento cronologici, lei riesce a collocare nel tempo il momento in cui riceve questo ordine? No.
riesce a riferire alla Corte se... Però mi scusi, abbiamo un dato certo che io non ricordo quando è stato denunciato il furto della 126. Se noi facciamo teoricamente stiamo i dati come dire processuali che sfuggono alle sue memorie, mi spiego. Se lei ha un ricordo preciso di qualche dato ulteriore che possa consentire di collocare cronologicamente. No, non sono riuscito in questi anni e mi sono spostato tantissimo per dare un ulteriore contributo anche a questo. È in grado di riferire alla Corte se dal momento in cui riceve l'ordine del furto al 19 luglio si è passato più o meno di un mese? Presidente, io continuo a formare opposizione su queste domande, cioè più che rispondere come ha risposto in sede di esame ieri e oggi non so come si debba rispondere. Quindi, insomma, comunque, per ulteriore precisione glielo chiediamo, ricorda se era più o meno di un mese tra il momento in cui riceve lei l'ordine il 19 luglio 1992? No, non ricordo, vorrei dire qualche cosa di campata in aria, io non mi permetto, siccome sono circostanze fondamentali io non... Comunque, abbiamo l'impressione che non ci sia un'altra possibilità, come dire, di scavare nella memoria del collaborante su questo, perché non è insomma, in grado di collocarlo con maggiore precisione. Sì. Lei ieri, parlando dei fallimenti di, diciamo, delle operazioni delle quali si era occupato Salvatore Benigno, poi ha fatto una precisazione. Capaci, Diamo atto della presenza dell'avvocato Sinatra. Scusate l'interruzione, prego, avvocato. Grazie, Presidente. Lei, proprio quasi a commento rispetto ai fallimenti delle operazioni alle quali aveva partecipato Salvatore Benigno, ha detto... Capaci e Via D'Amelio invece sono filate lisce, mi perdoni il termine, stiamo parlando di fatti gravissimi e brutti. Vorrei chiederle questo, il motivo per cui lei ha fatto riferimento, oltre che a Via D'Amelio, del quale il suo gruppo e lei personalmente si è materialmente adoperato, perché ha fatto riferimento anche a Capaci? Capaci perché io ho prelevato dell'esplosivo e... non so se è stato utilizzato per Capaci, avviene la strage di Capaci, disgraziatamente tutto va a buon fine, quindi tecnicamente io con la mia mentalità ando tutto bene. La stessa cosa avviene per Via D'Amelio, poi i fatti di cui io sono coinvolto participalmente sia nella fase progettuale che poi attuativa, nella questione di innesco a distanza abbiamo avuto diversi problemi. Lei all'interno di Cosa Nostra ha mai conosciuto un tale Pietro Rampulla? No. Ha mai all'interno di Cosa Nostra sentito parlare di Pietro Rampulla? No, mai. All'interno del diciamo, gruppo Graviano, in epoca successiva alla strage di Capaci, ha raccolto commenti sulla fase esecutiva della strage di Capaci? No, non sapevo niente io della strage di Capaci. Sì, e nemmeno successivamente. Questo gliel'ho dato per scontato che lei non ne sapesse nulla. No, le chiedevo se aveva saputo qualcosa, aveva sentito qualcosa dopo. No, in merito niente. È in grado di riferire alla Corte elementi di fatto a sua conoscenza sul modo in cui Giuseppe Graviano, o comunque l'organizzazione, apprese dell'arrivo di Borsellino il 19 luglio 92 in Via D'Amelio? No, questo no. Andiamo alla persona sulla quale anche poco fa il procuratore Gozzo le ha chiesto, cioè la persona che lei vede in... nello scivolo del garage, mi pare di capire, il 18 luglio del 1992. Lei ha spiegato che lei questa persona non l'ha neanche sentita parlare. Se non ho capito male, quando lei arriva in quel posto, questa persona si trovava vicina a chi? Vicina, non so se erano proprio affiancate perché io la mia inquadratura va in fondo, però
otticamente non riesco a capire se sono effettivamente accanto o questo soggetto è più in fondo, sempre a destra, o Renzino Tenerello è più avanti. Comunque, a un dato punto io noto Renzino Tenerello che mi sta pilotando, quindi... Che lei viene incontro, diciamo? No, io vado incontro a Renzino Tenerello e sicuramente lui non riesco a percepire se sta indietreggiando. Quindi a tal punto lui è quasi al muro e ci sono questi due soggetti, Renzino Tenerello, di cui la mia attenzione è stata unicamente ed esclusivamente nella sua persona, e quel soggetto di cui ho questo... sfumato ricordo, questo flash che per me è insignificante, e poi tutti i contatti avvengono a me, tra me e il Renzino Tenerello. Lei ha spiegato che fino a quando apprende la notizia della strage di Via D'Amelio lei non sapeva chi non le era stato detto chi fosse l'obiettivo della strage che stavate comunque preparando. No, mai mi è stato questo, lei in questo è stato chiarissimo. Però lei alla data del 18 luglio 92, se io non ho capito male, aveva chiaro che stavate organizzando un delitto di un certo rilievo. Sì, perché capace era venuto la 126, sì, poi io e mica facevo il contadino, purtroppo, disgraziatamente. Però non era a conoscenza né si doveva colpire un magistrato né Via D'Amelio. Sì. Però ero consapevole a cosa mi stavo prestando. Questo lo ha detto con chiarezza. Ora, in quel momento lei vede una persona, diciamo, estranea rispetto alla sua organizzazione. Sì, estranea all'organizzazione, una persona che io ignoravo l'esistenza sia nell'organizzazione non avevo, cioè, per me era la prima volta. Poi non sappiamo se effettivamente questo faceva parte di altre famiglie di cui io non ero a conoscenza. C'è un punto interrogativo che mi auguro si possa chiarire. Ora, lei all'autorità giudiziaria ha raccontato numerosi e gravissimi delitti ai quali lei ha partecipato, sia nella fase preparatoria o alle volte anche in fase esecutiva. La mia domanda è questa: rispetto a tutti i delitti, omicidi e stragi dei quali lei si è occupato, è l'unica volta questa di Via D'Amelio in cui vede un uomo che non riconosce come uomo di Cosa Nostra, almeno di quelli da lei conosciuti? Sì, è la prima volta. Perché... Scusi Presidente, c'è opposizione, non è che non riconosce, non conosce come soggetto appartenente a Cosa Nostra, che è differente. Comunque, la domanda è sostanzialmente la stessa cosa. Non comunque, qui ha anche detto in termini generali di non averlo riconosciuto. Quindi, insomma, Presidente, ha specificato che... Potrei aggiungere che poi ha anche fatto riferimento ai problemi per la sua incolumità. Anche detto in generale di non averlo riconosciuto. Perché non lo conosce come soggetto di Cosa Nostra. Può anche appartenere ad altra famiglia. Lui ha detto comunque di non averlo in ogni caso riconosciuto in alcun modo. Quindi la domanda può essere a me. Se è l'unica volta in cui c'è una persona che lei appunto in nessun modo in grado di riconoscere nell'ambito di dell'organizzazione appunto di fatti omicidiari cui ha preso parte. Teniamo presente che in questa circostanza di Via D'Amelio c'è un negativo di una fotografia, quindi possiamo dare noi tutte le connotazioni di questo mondo o possiamo fare diventare cavallo, carne, no, mi perdono, scusa. No, però la domanda era in altre circostanze qui volevo arrivare io. Sì, ho avuto modo di conoscere, vedere persone che non avevo mai visto, ad esempio su Firenze non conoscevo il Ferro Vincenzo, poi successivamente ho appreso che era il figlio di Ferro, quello di Alcamo, sapevo che era appartenente a Cosa Nostra, anche con Benavente, ad esempio lo Scarano non l'avevo mai visto, però poi ho saputo che era amico di Matteo Messina Denaro. Però sulla vicenda del garage di Via D'Amelio c'è questa persona che né prima e né successivamente mi è stato detto chi era o chi non era, no, né assolutamente avvenuta qualche cosa del genere, ma negli altri attentati persone che io non conoscevo, però poi anche nel tempo ho avuto modo di sapere chi erano. Bene, ora quindi la risposta mi pare di capire è sì, cioè è l'unico caso. Sì, esatto. Ecco, sì, e vorrei chiederle questo. Lei dice in alcune altre occasioni effettivamente io mi trovai dei complici che inizialmente non conoscevo, ma successivamente seppi, le ha fatto riferimento a Ferro e a Scarano. Le voglio chiedere, gli elementi di conoscenza, i ragguagli su Ferro o su Antonio Scarano, che le vennero dati dopo che lei aveva visto queste persone partecipare alle vostre attività, le vennero dati su sua richiesta? Fu lei a chiedere a qualcuno chi è questo tizio? No, cioè, anche per trasmettere una sicurezza tipo una persona fidata, ad esempio, assieme allo Scarano si accompagnava il bisone Alfredo e un po' la curiosità anche per capire chi è, ma un po' anche l'interlocutore, il tramite ti fa capire, vedi che questo è tizio, è Caio, è una persona
della nostra fiducia. Il senso della domanda era questo. Secondo le regole di comportamento di Cosa Nostra a cui lei si conformava, era lei che faceva domande? Oppure, come dire, le cose le venivano dette al di là della sua curiosità? C'è una questione di similitudine, c'è una questione tra i suoi soggetti, perché se io mi permetto a fare delle domande a Giuseppe, perché mi posso permettere, ma sempre con una certa cautela, però mica posso fare domande se incontro una persona, ma chieda dove viene, perché non sei in dovere, perché il responsabile è colui che te lo sta portando, quindi la tua garanzia è la persona che si accompagna allo sconosciuto. E questo mi è chiaro. Una sola precisazione, giusto per prendere un caso a cui lei ha fatto riferimento, cioè Scarano. Lei quando vede per la prima volta Scarano non lo conosce. Riesce a ricordare se fu poi lei a chiedere a qualcuno, nel caso dirà a chi, informazioni su Scarano, o se fu qualcuno, e nel caso dirà chi, le diede informazioni su Scarano senza che lei chiedesse conto? No, parlando si parlava che era vicino a Ponente, cioè vicino a Ponente noi chiamavamo Matteo Messina Denaro. Sì, no, quindi riconducibile a lui, però poi nel tempo pian piano ho saputo tutto. Sì, ma pian piano nel tempo ho saputo tutto? Era lei che faceva domande per sapere o erano cose che le venivano dette? Ma no, con naturalezza, senza né cercare senza né pretendere. Abbiamo una fratellanza che ci accomuna, quindi io se la vedo una persona garante per me, io non sto vedendo lo Scarano, io là c'è la presenza di Giuseppe Graviano, per me la mia garanzia è Giuseppe Graviano. Poi se poi nel futuro mi si presenta come Scarano Antonio, ben venga, ma se questo non avviene per me non è un problema. Non so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiarissimo. Questo vuol dire che in epoca successiva a quei fatti che accadono nel 93, le capita di parlare con esponenti dell'organizzazione con i quali quindi evidentemente parlate di quanto avvenuto per le stragi in continente. A partire dal 18 luglio 1992 fino a quando lei è stato libero, anche dopo se del caso, le è capitato più con qualcuno dei suoi complici di parlare del trasporto dell'auto in quel garage il 18 luglio del 1992? No, assolutamente. Vedete, su Via D'Amelio è tutta la questione di Capaci, è un compagno, no, è stagno a doppia mandata, perché ad esempio lo Nigro sa della mia partecipazione del prelevo dell'esplosivo, non sa tutto il resto, non sa che io ho avuto un ruolo fondamentale, la stessa cosa tutti i componenti che successivamente si avvicenderanno, nessuno sa della mia partecipazione, la stessa con Tutino, non abbiamo, a parte quella cosa così sporadica di Capaci, non abbiamo mai commentato nello specifico quello che hai fatto tu o quello che ho fatto io, per una serie, ma anche per serietà personale. Ora, lei su Capaci, a parte quel discorso dell'esplosivo, non ha fatto altro. Su Via D'Amelio ha spiegato tutto quello che lei ha fatto. Sta dicendo che quindi quel discorso del comparto stagno, così come l'ha definito lei, per Via D'Amelio, è un discorso differente rispetto alle stragi in continente del 93. Ma scusi, questa cosa dove ricaviamo? Cioè, la domanda qual è? Perché stiamo traendo conclusioni rispetto a quello che ha detto il collaboratore. In effetti la posizione del pubblico ministero è corretta, perché diventa altrimenti una valutazione, per cui se c'è una domanda su un fatto specifico la possiamo ammettere, invece così diventa una valutazione. Quel comparto stagno a cui lei ha fatto riferimento per Via D'Amelio c'è stato per le stragi in continente? No, e su Capaci e Via D'Amelio abbiamo realizzato una villetta con quei operai. Poi abbiamo costruito un palazzo con un altro operaio, però per io che ho seguito tutta la fase iniziale, per me è un proseguo, però ci sono dei soggetti che non sono a conoscenza dei fatti che sono avvenuti, sia a Capaci, ad esempio di Capaci non so niente, ma sono a conoscenza per quello che ho avuto modo di agire su Via D'Amelio, la stessa cosa che ha agito su Firenze non sa di Capaci, ma io che ho fatto è una situazione. Comunque la domanda credo che fosse impostata su una segretezza maggiore o minore rispetto a questi episodi, ecco, in sostanza la segretezza che accompagnò questi diversi episodi era la stessa come, diciamo, intensità o era diversa? Ma certo, è la gravità della cosa che ti fa, poi ad esempio vi dico un particolare cosa, ma è fondamentale, io ho trascorso la latitanza con Tutino, dormivo assieme a Tutino, io andavo via da Tutino, andavo a fare un omicidio, rientravo a casa da Tutino, mica gli dicevo cosa ho fatto, cioè per fare capire, e poi se Tutino era presente allora ne potevamo commentare. Sì, ma con riferimento a questi episodi di cui si è fatta menzione, no? Quindi appunto quelli di Capaci, di Via D'Amelio, quello successivo a Firenze e così via, c'era una
un vincolo di segretezza simile, analogo, oppure ce n'erano alcuni che presentavano una minore o maggiore segretezza? Ma segretezza io ne posso commentare, ad esempio io con Capaci ne potevo commentare con coloro che sono state partecipe, ad esempio su Firenze ne potevo commentare con le persone che hanno agito, interagito, con, cioè io mica mi posso alzare la mattina e il primo che vedo di cosa non so gli vado a raccontare. Comunque, questo può... Signor Spatuzza, le chiedo scusa per la pedanteria, può spiegare alla Corte perché l'espressione comparto stagno lei l'ha utilizzata per Capaci e Via D'Amelio e non per le stragi del continente, se c'è una ragione naturalmente. No, Presidente, no, scusi, ma cioè, io forse non capisco, cioè, è la stessa domanda no, riproposta, no. Vabbè, no. Se posso fare opposizione, poi magari starò sbagliando nel fare l'opposizione, avvocato. Però io credo che sia la stessa domanda riproposta in altra forma. Il collaboratore ha dato una, come dire, una sua spiegazione, una sua versione dei fatti. Io l'ho intesa in un modo, non so in che maniera sia stata intesa dalla Corte, non so in che maniera sia stata intesa da tutti, ma ritengo che è la terza domanda che viene posta sullo stesso argomento. A mio parere il collaboratore ha risposto, non voglio io interpretare quello che ha detto il collaboratore, perché siamo tutti in grado di comprenderlo. Comunque in effetti anche a me sembra che abbia risposto, al limite gli si può a definitiva precisazione, chiede interpretando la domanda appunto a difesa di parte civile, se ci fossero degli elementi che consentono di ritenere che l'organizzazione si comportasse diversamente nei diversi episodi, ecco questo. No, io intendo compatto stagno per gli elementi che hanno operato su Via D'Amelio, compatto stagno per i componenti che hanno operato sulle stragi di continente. Quindi, comunque, ad esempio Tutino non sa la mia partecipazione su Firenze, Tutino, cioè, compatto stagno di quei soggetti che operano in quella dimensione. E non so se sono stato per sì, una volta tanto chiaro. Comunque ho risposto così. Ne prendo atto. Signor Spatuzza, una ultima cosa. A proposito di quest'uomo che lei non riconosce come uomo di Cosa Nostra, perché al suo riguardo poco fa ha parlato di forze dell'ordine e non di altre categorie professionali? C'è questa fomentazione dei media nel cercare di attribuire cose che non sono. Si è parlato tanto di tante cose, purtroppo si sono commesse in questi anni tante di quelle, nemmeno voglio usare un linguaggio così scellerato, comunque... Io mi soffermo soltanto alla verità. C'è una persona di cui sospettano a destra e sospettano a sinistra, io mi posso soltanto fermare ai fatti. C'è un negativo di una fotocopia. Non spetta a me, e purtroppo mi dispiace, dare delle contestazioni, però si possono fare tutto quello che noi vogliamo, tutte le ipotesi immaginabili, ma abbiamo lì, c'è fermo, un negativo di una fotografia. Questo è il punto. Da chiarire, me lo auguro e lo spero con tutto il cuore, più presto possibile. Signor Spatuzza, l'ultimo sforzo le chiedo, perché non ho compreso io realmente. Quando lei alla Corte dice c'è un negativo di una fotografia, a cosa fa riferimento? Cos'è il negativo e di quale fotografia? C'è un flash di una sembianza umana. C'è un flash di una sembianza umana. Non è un animale. Cioè l'immagine di quest'uomo. Ci dobbiamo dare le connotazioni, che sia umano al 100%, ma c'è questa immagine sfocata che io purtroppo si è lavorato tanto su questo, perché è una cosa che interessa a tutta maggior ragione alla mia persona, quindi purtroppo c'è questo punto, questo mistero da chiarire, e me lo auguro con tutto il cuore al più presto possibile. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Sì, ci sono altri difensori di parte civile?